Questa mattina si è tenuto presso l'oratorio Don Bosco un interessante incontro in cui si è discusso sull'agroalimentare, sull'agricoltura, un tema che, come è stato sottolineato, viene portato alla ribalta troppo poco spesso, ma che è fondamentale proprio per la sopravvivenza. Intervenuti il professor Lucio Gentilini, il dottor Matteo Bosco Lanzoletti e il dottor Simone Moretti, vicepresidente della Coldiretti di Rovigo. Il tema è tosto in questo periodo: la produzione agricola, orticola, frutticola, l'allevamento stanno vivendo problemi legati alla scarsità d'acqua, ai costi di produzione, agli aumenti dei fertilizzanti e dell'energia, alla poca disponibilità di manodopera e alle manovre di Bruxelles che tra Nutri-Score e farine di insetti mette in difficoltà un settore eccellente del Made in Italy e un modo di vivere legato alla dieta mediterranea che tutto il mondo ci invidia. L'acqua è stato un tema fondamentale su cui sono girate anche le domande al termine dell'incontro, a cui si lega probabilmente la decisione presa a Bruxelles di dare il via alla vendita delle farine di insetti, molto meno onerose anche in termini di costi e in quantità d'acqua necessaria. In agricoltura e in allevamento non c'è spreco d'acqua come qualcuno pensa, ma utilizzo. In definitiva si produce cibo e chi produceva, coltivava, allevava, pescava durante il lockdown ha dovuto necessariamente continuare la propria attività ritenuta essenziale per la nazione. Il consumo del suolo a discapito dell'agricoltura è stato un altro tema importante che vede la necessità di sfruttare e riutilizzare gli spazi che sono già stati occupati senza doverne sacrificare di ulteriori. Ma è l'insinuarsi del cuneo salino ciò che si teme, servono gli sbarramenti. Po Adige Brenta, la mancanza di piogge e di neve sugli invasi montani fa temere che non si possa seminare o piantare proprio per la mancanza d'acqua e siamo solo a fine febbraio. Interessante disamina dell'amministratore unico di Ortomercato Chioggia, Giuseppe Boscolopalo, sull'attuale situazione. I link a tutti gli interventi sono nella descrizione. Allora, siamo alla Cama, pescheria della Cama qua ai Saloni e la Cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa più tardi. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334-6698-158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo, evitate qualsiasi tipo di stress.